Thank you. Buonasera ragazzi, io sono Sabrina e siamo qui stasera con i Pure. Intanto iniziamo con una presentazione. Emiliano. Valerio. Emiliano. Ok, due Emiliani. <ride> ragazzi, innanzitutto eh, il vostro album uscito nel 2012 si chiama Love at the End of the World. E non ho potuto fare a meno di notare il messaggio, diciamo, alquanto apocalittico. Insomma, da dove nasce questo concept? Allora, questo concept nasce da un momento di, di forte risveglio spirituale durante il quale proprio in una notte in realtà è stato concepito concettualmente poi ovviamente è stato sviluppato ancora su della band almeno per quello che riguarda il proprio strumento però è stato un momento di risveglio e l'idea è nata così Dunque, questo album è uscito quindi nel 2012 l'anno della fatidica fine del mondo, della profezia dei Maya ma qualcuno ci crede? Di voi? <ride> Beh... Diciamo che no, il nostro intento era quello di, di rappresentare metaforicamente quello che poteva essere diciamo, la, il percorso dell'umanità. No? Quindi, dal eh, sveglio delle anime, la scelta tra il bene e il male, eh, l'apocalisse, e poi la rinascita. Però, in realtà questo può essere riassunto anche in, in, quotidianamente per ognuno di noi no? anche nelle proprie vite. Quindi uno può avere un momento in cui Deve scegliere cosa essere a secondo delle scelte che fa poi cosa diventerà. Non so se loro vogliono aggiungere qualcosa. Beh, come ha detto lui, sì, è nato in una notte, eh, però insieme a tanti sacrifici che poi sono partiti da quella notte. E lui ha portato dei, degli arrangiamenti e noi abbiamo sviluppato la sua idea e. È stato bello perché c'è stato subito feeling rispetto a quello che lui aveva scritto e ci siamo ritrovati subito nel mood, diciamo, del, del significato di questo disco. Quindi, ma mi avete parlato entrambi di una notte in cui è nato tutto? Cos'è successo questa fatidica notte? Eravamo ubriachi le nonne scherzo. <ride> <ride> Queste sono cose cosa che non cambiano mai. E... C'è stato qualcuno che ride là dietro, eh? è MJ, che... Junior, perché lui è più piccolino. Comunque, no, sono semplicemente è stato proprio una... Io stavo dormendo in piena notte, cosa che come mi capita spesso, mi sono svegliato, no, mi capita spesso di dormire, sì. in realtà non è vero perché dormo pochissimo. Purtroppo, eh, ma mh, niente, mi sono svegliato una volta che dormivo, mannaggia, e ho avuto questa idea, ho cominciato a buttare giù una melodia e poi in realtà nell'album c'è cioè come una frase musicale che si ripete in tut quasi tutte le canzoni, però non si riesce a coglierla magari subito però come l'ho detto magari c'è questa, questa chiave di lettura, quindi sono stato così folgorato da questa idea musicale e ho detto oh, cavolo qua tocca scriverla subito e noi abbiamo un piccolo home recording a casa quindi abbiamo registrato subito così l'idea poi il giorno dopo chiamo di ragazzi oh ragazzi qua c'è un album da, da fare che ne pensate loro sono entrati subito nella, nel matrix del progetto così è, è, è come se fosse stata una sorta di, di coscienza collettiva nel momento di, di preproduzione quando ci siamo chiusi eh, nostro, sono stata la nostra sala prova, siamo stati lì tre mesi al freddo <ride> che non c'era riscaldamento sì veramente e lì abbiamo, ognuno di noi ha tirato fuori proprio tutto quello che aveva dentro quindi eh, questa tracklist del vostro album vuole trasmettere insomma una storia, cioè un, una linea collettiva che guida tutto, un risveglio, poi lacrime, luce, buio e alla fine un nuovo mondo e un prologo insomma. È stata una scelta ragionata o è venuta così spontanea? Eh, su questo lascio rispondere Valerio, intanto siamo una coscienza collettiva <ride> Beh, è nato improvvisamente, però sì, è stato, diciamo, si è sviluppato col tempo e hai colto pienamente i termini giusti perché c'è luce, ombra, eh, male del mondo, ma anche il bene del mondo. Quindi un, uh, un risveglio con il quale l'album inizia che più che un risveglio in realtà è una scossa perché c'è qualcosa che non va nel mondo. Quindi questo altalenarsi di bene e male che poi finisce in un nuovo mondo. Quindi un risveglio che è stato il tuo risveglio nel bel mezzo della notte per diciamo partorire questo concetto, ecco. E quindi sei tu che scrivi i testi e gli arrangiamenti o insomma come ve la gestite. Allora, mh, questo album è andata così, sì, c'è stata questa idea musicale che io ho sviluppato appunto questa notte, così, mh, e, e poi i brani sono stati fatti propri da, da ognuno di loro per quanto riguarda il proprio strumento, quindi eh, che ne so, oh guarda, faccio un esempio, no? questa è la traccia, il provino, dimmi se ti piace, sì. Ok, qua che ci metteresti? Il so, suo strumento è la batteria, lì ha cominciato proprio a, a sviluppare tutta quella che era la traccia ritmica. E io, ascoltando la traccia ritmica, dicevo, oh, era proprio quello che pensavo, cioè, poi come fai?, cioè, nel senso, no? Quindi, questo vuol dire essere veramente, avere un feeling compositivo all'interno del gruppo, cioè a prescindere da chi parte poi l'ispirazione. Cioè, L'importante è poi quello che si fa per arrivare a Dama. Ecco. Anche lui che è entrato da poco nella band, però. Suonato insieme precedentemente anni e anni fa, quindi ci conosciamo da, da parecchio, è entrato subito in quello che vuol dire il nostro progetto, progetto musicale. Infatti ho notato che siete sulla scena dal 2007, giusto? E ci sono stati parecchi cambiamenti nella vostra line-up, però avete anche fatto un album prima. Quindi, rispetto al vostro album precedente, questo, insomma, come lo rivedete col senno di poi? Come rivediamo il primo? Beh, sicuramente il primo era un, voleva essere un primo passo verso questo, tra virgolette, mestiere comunque eh, tra questa nostra passione principalmente voleva essere un, un raccogliere eh, degli appunti di viaggio degli appunti di viaggio musicali e metterli su un album sicuramente questo secondo è più maturo quindi, è frutto di una crescita musicale che abbiamo avuto eh, sia individualmente, facendo percorsi diversi, che poi insieme quando ci siamo eh, ritrovati, fortunatamente, aggiungo. E piuttosto invece, riguardando eh, il vostro live poco fa, ho notato che c'erano delle immagini sempre molto coerenti e molto attenenti al tema del vostro album. È una scelta vostra, Chi ha deciso insomma queste immagini che seguivano bene il testo poi delle canzoni che ogni tanto le vedevo? E sono andato a tempo con le canzoni? Bene o male? Ci siamo riusciti? Mi <ride> sembra di sì! No, perché la nostra preoccupazione era quella, perché non avendo il nostro fonico, il nostro tecnico che ci mandava le, gli effetti sonori o le immagini. Precise, ci siamo affidati a, a loro penso che comunque sia andata bene la cosa. È un'idea che, che in realtà abbiamo proposto anche in forma diversa durante la, la presentazione proprio dell'album, release che facemmo a Stazione Birra eh, appunto nel 2012. E quindi abbiamo pensato, oh, perché non, non riproporlo adesso? però in maniera titanica, perché comunque sono 40 minuti di contenuti, contributi video, anche se sono solo immagini. Diciamo che è stata così. Pensavamo, magari, per chi approccia, si approccia per la prima volta alla nostra musica, l'ausilio delle, delle immagini fosse utile per entrare meglio nel nostro mondo. E, insomma, essendo nella scena da un pezzo, penso avrete girato e avete visto più o meno com'è la situazione, non solo a Roma, ma anche in tutta Italia. Così a caldo, un paese dove pensate che potreste sfondare all'istante? Guarda, io su questa risposta vorrei rispondere Emiliano che è quello che ha viaggiato più di tutti di noi, visto che eh, lui è un fotografo, tra l'altro bravissimo, figlio d'arte perché anche il papà è un fotografo e ha girato tutto il mondo. So ovviamente è stato in Perù o in India, non lo so. Sì, vabbè, non sono paesi, penso, che intendeva lei in questo momento, anche se sono in forte sviluppo, anche meglio molto meglio dell'Italia messo in questo momento, a tutto il PIL. No, sicuramente credo che in Nord Europa, quindi partendo da, anche dalla Germania, ma salendo diciamo, in Nord Europa, credo che sia, per non parlare bene dell'Inghilterra e anche degli Stati Uniti, ma insomma credo che il Nord Europa potrebbe apprezzare un po' la sonorità che stiamo mettendo su, anche quella che si sta sviluppando per il prossimo disco, quindi anche con... Eh, con una, una diciamo, un giunta elettronica un po' più, ancora più sensibile, quindi insomma, si potrebbe avventare un tour da quelle parti. Insomma. Eh? Eh? Mi hai anticipato perché stavo appunto per chiedervi qualcosa sul vostro prossimo album. Insomma. Avete un'idea di mantenervi sulla stessa linea di pensiero, l Apocalisse, l'amore come la salvezza del mondo dopo il mondo stesso o appunto avete in mente qualcos'altro? Guarda, io penso che le, la produzione di un album deve, deve essere frutto del, di quello che stai vivendo in quel momento. Quindi quando abbiamo prodotto Love After the End of the World era un momento particolare. Eh, sia dell'umanità che anche di eh, noi stessi, dell'individuo, quindi è difficile che si ripeta questo tipo di percorso, secondo me è un percorso che abbiamo fatto, eh, ce lo siamo goduto e speriamo di, ecco, di, anche di promuoverlo ancora maggiormente a chi non l'ha ascoltato, però credo sicuramente che il prossimo sarà qualcosa di diverso. Non a caso, eh, l'inserimento di Emiliano Junior nella <ride> band, essendo un pianista tastierista, vuole essere anche un'idea um, un, uh, un di, di volgere verso le, anche sonorità più elettroniche. Cercheremo di fondere un pochettino che è il nostro background alternative rock con dell'elettronica. È una cosa un po' impegnativa, però ecco, speriamo di farcela. Adesso non so, eh, eh, ovviamente, eh, qua ragazzo, qui vicino che è quello che picchia sulla batteria come un fabbro, cosa ne penso? <ride> no, beh, rispetto ai nostri background musicali, influenze, siamo ben allineati su questo, quindi l'entrata dell'elettronica è apprezzata da tutti, quindi sarà sicuramente un album diverso. Sia come, come messaggio, forse adesso questo non lo sappiamo, però sicuramente a livello di impatto sonoro sarà diverso. E I temi non, non te lo so dire in questo momento, però sicuramente viviamo ancora in un periodo molto apocalittico, tra virgolette, quindi <ride> sicuramente qualcosa, qualcosa ci sarà adesso però non so spiegarti precisamente cosa resta ancora tutto da vedere quindi e a proposito di vedere dove vi troviamo prossimamente che progetti avete? allora come stavo anticipando prima a Farionda um, non mi ricordo il nome della, della, a, Sonia. a Sonia vabbè ci vedremo a citarti che abbiamo adesso il bassista che sta per diventare papà quindi credo che ci prenderemo una pausa di un paio di mesi da, dalla scena, eh, salvo qualche sporadica apparizione acustica, magari mh, più, mh, situazioni più particolari, perché ovviamente lui adesso deve dedicarsi no, a, al, a bimbo. Questa... <ride> sì, sì, al bimbo che arriva e poi siamo in produzione del primo video che di, sarà di Awake, quindi la prima traccia dell'album. Quindi abbiamo comunque da lavorare parecchio eh, a livello di produzione, lavorare sui provini del nuovo album eh, il quale penso, per il quale penso non entreremo in studio prima di gennaio, dicembre-gennaio. Quindi c'è da lavorare parecchio, queste cose richiedono tempo, però sicuramente torneremo live magari verso ecco, settembre. Sì, la prossima data fissata è il 6 settembre al Sinister Noise, non so se conoscete. E poi stiamo scegliendo una location sempre per eh, fine settembre per fare un release party di questo video. Quindi comunque ecco, rimaniamo attivi. Rimanete sempre in zona di Roma quindi? il bassista è l'unico che diventerà papà? <ride> pare di sì. Il <ride> il pare assolutamente di sì. sì. Beh, sì, sì. lui è sposato quindi dovresti chiedere a lui. No, no. Molto poco. Molto poco. Grazie. No, no. E dove possiamo reperire invece la vostra musica, i vostri album o merchandising vari? Allora, il merchandising sicuramente durante i live eh, abbiamo a disposizione il nostro merchandising con cd da, da acquistare per chi vuole sostenerci e altrimenti mh, inviando una, una mail all'indirizzo Valerio? Press chiocciola pureofficial.com per quanto riguarda invece la nostra presenza sul web, oltre a... Uh, il nostro sito internet è www.pirofficial.com uh, dal quale è possibile linkarvi a tutti i social network presenti quindi Twitter uh, piuttosto che MySpace o Facebook uh, dove ci potete trovare ecco, perfetto ragazzi, allora un saluto e grazie per essere grazie, stati con noi stasera eh, grazie voi. a voi, grazie a voi veramente grazie ancora, grazie, ciao ciao